L'ex assessore comunale, giornalista di Libero Antonio Amorosi, ha incontrato i cittadini per informarli sulla vicenda dei rifiuti tossici presso la sedera di Viale Berti Pichat, assolti nel 2011 funzionari della Multiutility, ma i rifiuti pericolosi c'erano. E parliamo ora di una vicenda di pochi anni fa che la stampa cittadina in qualche modo ha colpevolmente tenuto in modo marginale. Si tratta dell'inquinamento dell'area di Viale Berti Pichat, dove ha sede la Multiutility Era e dove sono state trovate tonnellate di rifiuti tossici. In realtà la zona è in via di bonifica e l'indagine della Guardia di Finanza si è conclusa con l'assoluzione di tutte le persone coinvolte. Tuttavia è una storia che tutti i bolognesi dovrebbero conoscere sull'argomento. Il servizio di Massimo Ricci. 1500 tonnellate di rifiuti tossici nel centro di Bologna, su cui si è concentrata un'indagine della Guardia di Finanza, dimenticate dalla cronaca cittadina. La denuncia viene dal giornalista Antonio Amorosi, ex assessore del Comune di Bologna, che ora scrive per il quotidiano Libero. Amorosi ha tenuto un incontro per raccontare la storia di quei rifiuti, con tanto di intercettazioni telefoniche operate dalle Fiamme Gialle nel 2008. Si parla dell'area di Viale Berti Pichat, dove c'è la sede di Era S.p.A. e dove è presente l'ex gasometro, una struttura dismessa nel 1985. Il tentativo dovrebbe essere quello di capire che cosa c'è in quel territorio e soprattutto di focalizzare meglio qual è lo sviluppo, visto che alla richiesta di diversi consiglieri comunali l'assessore all'ambiente del Comune di Bologna ha replicato dicendo che negli anni sono stati portati via da via Berti Pichat 13.000 tonnellate di rifiuti pericolosi, quindi una mole importante. Il Comune di Bologna si dimostra debole nella relazione rispetto a questo quadro di bonifiche molto pesanti. Comunque il Comune aveva concesso l'edificazione di una serie di terreni che poi invece dalle intercettazioni risultavano gravemente contaminati. L'indagine della Guardia di Finanza per tardiva comunicazione del ritrovamento degli inquinanti si è conclusa nel 2011 con l'assoluzione dei funzionari di Era coinvolti, perché il fatto non sussiste. Il 4 luglio scorso l'assessore comunale all'ambiente Patrizia Gabellini ha spiegato che è in corso il processo di bonifica dell'area. Sono già state rimosse, come riferiva anche Amorosi, circa 13.000 tonnellate di rifiuti pericolosi.